Campobasso Cesena 0-0, Forlì Matelica 1-3, Isernia Real Giulianova 1-0, Jesina Olimpia Agnonese 1-0, Pineto Monte Giorgio 0-0, Recanatese Avezzano 2-1, San Giustese Francavilla 3-2, Sant'Arcangelo Sammaurice 2-2, Savignanese Castelfidardo 4-1, Vastese San Nicolò Notaresco 2-0. Cesena 74 punti, Matelica 72, Recanatese 57, Pineto 53, San Nicolò Notaresco 52 punti, Francavilla e San Giustese a 51, Monte Giorgio e Jesina 45, Savignanese 44 punti, San Maurese 43, Campobasso 42, Vastese 38, Real Giulianova 37 punti, Isernia e Sant'Arcangelo a 33, Forlì, Avezzano e Agnonese a 30 punti, chiude il Castelfidardo a 21. Acli e Campodipietra Roccasicura 3-2, Matese e Pietramonte Corvino 2-2, Vasto Girardi Boiano 6-2, Venafro Frentania 7-0, Allife Treppini Matese 1-4, Olimpia Riccia Real Guglionesi 1-5, Gamba Tesa Sesto Campano 2-3, Roseto Termoli 3-0. Vasto Girardi 72 punti, Roseto 52, Boiano 51, Sesto Campano 49, Venafro 48, Roccasicura 44, Termoli 43, Real Guglionesi 38 punti, Agli e Campodipietra 37, Trepini Matese 36, Pietra Monte Corvino 27, Frentania 25, Olimpia Riccia 23 punti, Gamba Tesa 21, Matese 18, Allife meno 1. Campobasso 1919, Polisportiva Forture 1-1, Capriatese Trivento 3-1, Baranello Ripali Mosani 1-0, Biccari Castel di Sangro 3-2, Don Chessagnone Cliternina 6-0, Sant'Eliana Chieuti 7-1, Termoli 2016 Comprensorio Vairano 1-2, Spinete Aurora Ururi 2-2. Comprensorio Vairano 66 punti, Capriatese 61, Baranello 57, Biccari 44, Don Chissagnone 42 punti, Castel di Sangro 39, Ripali Mosani 37, Trivento 35 punti, Campobasso 1919 34, Termoli 2016 30, Fortore Sant'Eliana 27 punti, Chieuti e Aurora Ururi 23, Spinete 19 chiude la Cliternina 13 punti. Mentre un po' tutti commentavano le troppe occasioni sciupate ed il pareggio che stava maturando che sarebbe stato incredibilmente stretto, la Recanatese ha trovato all'89esimo il gol di una vittoria pesantissima che rafforza il terzo posto, obiettivo più che mai alla portata. Non è stato semplice venire a capo di un Avezzano che al Tubaldi si giocava una bella fetta di salvezza. I marsicani ci hanno messo cuore ed impegno, riuscendo almeno a tratti a sopperire all'indiscutibile differenziale tecnico. In difesa però hanno ballato spesso, ma sono stati puniti, ironia della sorte, quando un po' tutti credevano che il più fosse stato fatto. Mai fidarsi però dei giallorossi che dalla Cintola in su dispongono di tante alternative e tutte di grande qualità. Cronaca sin da subito molto ricca, Borrelli in splendida forma raccoglie un pallone sul secondo palo, lo rimette al centro per Pera, leggermente troppo alto. Passa un minuto e c'è il gol del vantaggio. Raparo rimette al centro e Borrelli, del tutto incustodito, spara al volo un fendente di destro imprendibile. I padroni di casa sono in totale controllo. Al 27esimo c'è una combinazione Pera-Sivilla, ma quest'ultimo, solissimo davanti a Fanti, tira in maniera fiacca e debole, graziando il portiere. Gli ospiti si fanno vedere poco dopo con un angolo di Grazioso, si smarca Manari che viene provvidenzialmente murato dalla difesa. Ci riprova l'Avezzano sempre da corner, Bruni lasciato solo prova una semirovesciata che termina però sopra la traversa. È un fuoco di paglia, lancio di Borrelli per Pera, fermato per l'ennesima volta in fuorigioco, con tante proteste ed anche tanti dubbi. Ancora una volatona di Sivilla, cross ribattuto dalla difesa, arriva di gran carriera Borrelli che ci prova al volo ma è solo calcio d'angolo. Così, quasi inaspettatamente, i marsicani pareggiano a tempo scaduto. L'arbitro concede una punizione dal limite per un veniale fallo di mano di Nodari. Magistrale la punizione battuta da Manari che aggira la barriera e batte Piangerelli. La Recanatese schiuma rabbia ad inizio riprese e colleziona palle gol. Al settimo Raparo si destreggia in area, appoggio per Lombardi che sbaglia la mira da ottima posizione.
Decimo slalom dello sgusciante Dodi, sfera invitante al centro e Sivilla prima e Borrelli poi, vengono contrastati proprio nei pressi della linea fatale. Due minuti dopo ancora Sivilla lanciato a rete, ma la sua conclusione è nuovamente preda dell'incredulo Fanti. L'Avezzano pare prendere le misure all'avversario, che accusa anche un Pera in palese sofferenza. Tutto questo sino all'89esimo, quando Borrelli rimette in aria per Pera, Fanti si supera, ma stavolta Sivilla controlla, si gira e di destro gonfia la rete. L'Avezzano non ne ha più e c'è anche il malore accusato da Dosa, fortunatamente senza conseguenze. Quinta vittoria consecutiva quindi per l'area canatese, a cui si può solo rimproverare il concretizzare poco le tante palle gol create. Dettagli però quando alla fine comunque i tre punti si portano a casa. Campobasso e Cesena danno vita ad una partita ricca di contenuti tecnici ed agonistici. Il numeroso pubblico presente sugli spalti del catino di Contrada Selvapiana non si è certo annoiato. Pomeriggio dalla temperatura quasi estiva nel capoluogo molisano, nutrita e rumoreggiante la tifoseria romagnola sistemata in curva sud. Bianconeri subito vicino al vantaggio in apertura, sulla pennellata di Alessandro si fionda di testa in area Noce che coglie la traversa. La retroguardia rossoblu si fa trovare impreparata e Munari sistema in rete dopo appena tre giri di lancette, ma è tutto inutile per la posizione di fuorigioco dello stesso attaccante ospite. I padroni di casa non stanno a guardare, Giacobbe impegna severamente Agliardi al sesto, risposta pregevole del numero uno romagnolo. Il Cesena di Angelini sfodera giocate di classe come quando Ricciardo si ritrova tu per tu con Sposito, si immola Lobello e concede ai quotati di Rimpettai solo un angolo. Siamo solo all'ottavo minuto. Le due squadre si concedono una tregua, la gara si fa equilibrata, la capolista si fa preferire nel palleggio, i lupi per l'ardore in fase di contenimento e le giocate di prima in avanti. I locali hanno un sussulto dopo la mezz'ora, dribbling secco di Cogliati dal binario destro, dall'interno dell'area Magri fallisce il bersaglio in modo grossolano. Finale di tempo scoppiettante sull'asse Calzola Musetti Giacobbe, il 92 di casa calcia debolmente in porta. Agliardi si ritrova tra i guantoni, un pallone facile. Nel momento di maggiore spinta dei molisani arriva il calcio di rigore, assegnato forse con eccessivo zelo dal fischietto Bertini di Lucca per un fallo di mano di Marchetti nei 16 metri. Sul dischetto si presenta Danilo Alessandro che calcia debolmente. Sposito c'è e salva il risultato, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Anche al rientro dagli spogliatoi è il Cesena ad aprire le danze, ancora una volta Sposito e graziato dall'imprecisione sotto misura dei bianconeri, con Noce prima e Benassi dopo. Sulla ripartenza del Campobasso il funambolico Giacobbe mette alla frusta Agliardi, costretto a distendersi a terra. La partita è nelle mani degli ospiti, i rossoblù abbassano il baricentro e limitano il raggio d'azione di De Feudis e Biondini in mediana. Al quarto d'ora però Danilo Alessandro si ritrova sulla testa la palla che chiedeva solo di essere spedita in fondo al sacco. Mani nei capelli per l'attaccante con la casacca numero 10. Al 18esimo Ricciardo rifila un fallo al suo diretto controllore Marchetti. L'arbitro Bertini è lì a pochi passi e con un rosso diretto spedisce il bomber romagnolo sotto la doccia. Con un uomo in meno il vigore dei cesenati ne risentirà fino alla fine. Il Campobasso cresce dal corner di Danucci al 22esimo, Magri ancora una volta fallisce il comodo sorpasso dinanzi ad Agliardi. La partita sarà viva fino al termine, ma da registrare ci sarà solo un'interessante rovesciata di La Barba servito dall'angolo. Si chiude su questa azione dei padroni di casa una partita ricca di emozioni e spettacolo come poche viste al Selvapiana in questa stagione. Dagli spalti applausi per tutti. Jenny Russo e Stivaletta regalano la vittoria alla Vastese contro il Notaresco. Padroni di casa attenti, concentrati e cinici in particolar modo nella ripresa. Ed è con queste armi che costruiscono la vittoria dopo un primo tempo abulico. Nei padroni di casa ancora assente Leonetti per squalifica. Papagni manda in campo un 5-3-2 con Stivaletta a supporto di Sciba. Negli ospiti Cudini schiera un 4-3-3 senza defezioni tra i titolari. Fuori solo gli under Cancelli, Leonzi e Martinelli per infortunio. Passiamo alla cronaca.
Dopo gli iniziali minuti di studio, la prima azione pericolosa è per gli ospiti, con Bontà che al 12° si coordina e calcia. Il tiro è centrale, tutto facile per Patania. La risposta della Vastese arriva al 19° con un tiro senza convinzione di Palestini che risulta facile preda di Monti. Al 45° Stivaletta se ne va in progressione e fa partire un tiro cross che va alto sopra la traversa. La partita è tutt'altro che spettacolare, tanto agonismo, poche azioni da gol e tanti errori in fase di costruzione da entrambe le parti. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa i padroni di casa partono più convinti dei propri mezzi e alzano il baricentro. Al 4° è Jenny Russo a portare avanti gli aragonesi con un colpo di testa. Bravo il difensore maglia numero 3 ad anticipare Monti e a depositare la sfera in rete. Da rivedere a rallenti il cross e il gol del difensore. Passano pochi minuti e la Vastese trova il raddoppio. È il minuto 9 quando Stivaletta, con una fucilata da 30 metri, fulmina l'estremo ospite. Un eurogol, quello del centrocampista maglia numero 10, che merita di essere rivisto al rallentatore. Il notaresco prova a reagire con il solito Bontà, che si coordina e calcia pericolosamente al minuto 15, palla di pochissimo a lato. Al 28° Minella tenta la fortuna da piazzato, palla alta. Minuto 32, torna avanti la Vastese, torsione di Sciba di testa su palla proveniente da calcio di punizione, la conclusione sorvola la traversa. Al 34° Laringe per gli ospiti tenta un'azione individuale, calcia, tutto facile per Patania. Minuto 39, notaresco vicino al gol dopo una manovra avvolgente, traversone basso su cui Del Duca mette il piedone e rischia l'autogol. Patania si salva dopo una serie di rimpalli con la difesa che spazza in apprensione. Al 43° Moretti cade in area della Vastese, l'arbitro lascia correre, il replay non chiarisce l'entità del contatto. Da qui alla fine non succede altro con la Vastese che si impone 2-0 e porta a casa 3 punti pesantissimi per la corsa a salvezza, ma soprattutto ferma un notaresco che veniva da ben 4 risultati utili consecutivi. Al comunale di Villa San Filippo la San Giustese insegue 3 punti per rilanciare la propria corsa ai play-off contro l'ottimo Francavilla, diretto concorrente della formazione rossoblu. Senigalliesi deve rinunciare a Sciba squalificato, mentre il tecnico ospite Rachini deve fare a meno dei 2 centrali di difesa titolari Caffiero e Bosco. Dirige l'incontro Cardella di Torre del Greco. L'avvio è subito piacevole, con ritmi alti da parte di entrambe le squadre. A farsi viva per prima è la formazione abruzzese. Al 5° dopo un bello scambio centrale, Banegas all'altezza e la lunetta ci prova col sinistro, attento Chiodini che blocca. Al 9° vibranti proteste dei giocatori ospiti sugli sviluppi di una punizione alla 3/4 per una respinta di Sant'Agata, con un braccio troppo largo a giudizio dei giocatori ospiti, su conclusione ravvicinata di Palumbo al termine di un battiribatti in area. Cardella lascia proseguire. Al 10° è la San Giustese a rendersi pericolosa, perfetti al termine di una manovra rossoblu, trova spazio per liberare il destro al limite ma calcia male. Il ritmo cala un po', ma la partita resta divertente ed il Francavilla tenta di prendere in mano le redini del gioco e sono gli ospiti a spezzare l'equilibrio. Al 19° Banegas serve Palumbo, che ha il tempo di controllare e poi piazzare il pallone con il sinistro preciso nell'angolino basso di Chiodini, che non ci può arrivare. Lo svantaggio scuote i rossoblu, che reagiscono subito e vanno vicinissimi all'1-1 un minuto più tardi, quando Kedira si infila tra i 2 centrali e viene servito da Cerone sul filo del fuorigioco, ma l'attaccante rossoblu solo davanti a Spacca mette al lato. La San Giustese cerca di trovare un varco, ma al 26° rischia ancora su una bella giocata di Banegas, che permette a Palumbo di cercare la conclusione per 2 volte di fila, ma la difesa rossoblu ribatte sul ribaltamento di fronte l'episodio che dà la svolta alla gara. Camillucci inventa un bellaccio per Kedira, Gallo si fa beffare alla velocità dell'attaccante rossoblu che elude l'uscita di Spacca e poi viene atterrato al portiere abruzzese. Il direttore di gara non ha esitazioni e concede la massima punizione, estraendo anche il rosso diretto tra le proteste dei giallorossi, ma Cardella è irremovibile e così il capitano giallo rosso Palumbo a lasciare il posto al secondo portiere Natale. Dal dischetto Cerone spiazza il nuovo entrato firmando l'1-1.
La superiorità numerica infonde altro coraggio alla squadra dei senigalliesi, che ha l'occasione di passare in vantaggio al 33esimo ancora che Dira, servito in profondità, brucia sullo scatto centrale di difesa ospite, ma poi calcia su Natale in uscita. Le due formazioni non si risparmiano, senza però riuscire a creare palle gol, e quando sembra tutto pronto per l'intervallo, il Francavilla con Banegas conquista il rigore che le permette di tornare il vantaggio. Sull'out di sinistra il numero 10 riesce a scappare alla guardia di argento e finisce a terra a contatto con il difensore rosso-blu. Cardella è ben appostato e non ha dubbi, lo stesso Banegas. Dagli 11 metri calcia forte e centrale e non sbaglia. Al ritorno in campo dopo il riposo, Tizzi resta negli spogliatoi sostituito da Buaca e la San Giustese spinge subito alla ricerca del 2-2 e ci va vicino al 51esimo, quando Cerone serve che Dira in posizione regolare a due passi da Natale, ma il numero 9 rosso-blu spreca centrando il portiere avversario. L'attaccante di senigalliesi però è un pericolo costante per la difesa giallorossa e al 53esimo si infila alle spalle di Gallo, controlla e in area viene messo a terra. Cardella accorda il vantaggio e Pezzotti col piattone infila la porta di Natale riportando la gara in parità. Incurante dell'uomo in meno, il Francavilla riprende a spingere. Al 59esimo Banegas dalla lunetta prova il sinistro su punizione, la barriera alza in angolo. La San Giustese però gode di ampi spazi e potrebbe passare in vantaggio al 62esimo. Sulla sinistra Sant'Agata riesce a raccogliere un pallone prima che finisca sul fondo e manda in area. Argento arriva in corsa, colpisce al volo ma spedisce oltre la traversa. Non ci sono momenti di tregua, a metà tempo è il portiere di casa Chiodini che suona la carica avventurandosi in avanti per rilanciare l'azione della propria squadra dopo aver disinnescato un'azione d'angolo giallorossa. Il Francavilla prova a rifiatare e la San Giustese guadagna metri costringendo la squadra di Rachini sulla difensiva. Argento avrebbe una palla buona al 74esimo ma colpisce male. E due minuti più tardi arriva la rete che permette alla San Giustese di far suo l'incontro. È il 76esimo e sugli sviluppi di un angolo a destra di Cerone la difesa del Francavilla ribatte. Carta la mette giù ancora per il numero 10 che raccoglie e mette di nuovo in mezzo trovando la testa di Scognamiglio che gira bene sotto la traversa. Natale ci arriva ma non riesce ad evitare che il pallone termini in rete per il 3-2. Il Francavilla non ci sta e si riversa in avanti alla caccia del 3-3, ma all'80esimo Fabrizi, entrato a pochi minuti, sbuca tra due difensori su un cross da destra e devia bene, ma trova Chiodini attentissimo. La San Giustese potrebbe mettere al sicuro il risultato a 3 dal termine, ma il colpo di testa di Patrizi finisce al lato di un soffio, costringendo i ragazzi di senigalliesi a stringere i denti fino al triplice fischio finale di Cardella, che permette ai rossoblù di avvicinare la zona playoff che ora dista soltanto un punto. Dopo la sciagurata prova contro l'ultima della classe a Castelfidardo, l'Isernia di Massimo Silva si rialza e acciuffa una vittoria importante in chiave salvezza. È capitano Albino Fazio che con una magia da calcio piazzato consegna i 3 punti ai suoi a metà della ripresa. In casa dei molisani sono tutti arruolati, i biancocelesti non vogliono sbagliare partita e si affidano anche al calore del pubblico amico. Giulianova minaccioso in apertura con il difensore Del Grosso che sbaglia la misura del tiro d'azione d'angolo. La risposta dei locali è sul colpo di testa del centrale Barretta imbeccato da Fazio. Nulla da fare dopo 8 giri di lancette. I giallorossi ospiti ci riprovano con Lenart servito da Del Grosso. Il colpo di tacco mette solo i brividi al giovane portiere del Giudice. Gli abruzzesi di Mister Bolzan alzano il baricentro. Napolano incute timore con una conclusione a fil di palo verso la mezz'ora di gioco. L'Isernia chiude in attacco i primi 45 minuti. Frabotta non trova la misura del tiro a porta spalancata per l'uscita disperata di Pagliarini sui piedi di Romano. La ripresa è più avara di emozioni, le squadre sembrano accontentarsi della divisione della posta, ma il coraggio dei Pentri è premiato con l'arcobaleno disegnato dal capitano dei molisani, sul quale questa volta nulla può Pagliarini. Sulle ali dell'entusiasmo i locali sfiorano il raddoppio con Petitti al 26esimo, rimedia all'estremo Giuliese. Fino al termine della contesa gli ospiti si affacceranno più volte dalle parti di Del Giudice, ma senza successo con Lenarte e Del Grosso. Al triplice fischio l'abbraccio dei giocatori di casa per una vittoria che rinvigorisce la classifica e allontana nubi minacciose. La Jesina non si ferma più. Al Carotti batte l'Agnonese per 1-0, centra la salvezza ed esplode la festa.
Come da dolce abitudine, decisivo ancora una volta il subentrante Cruz Pereira, che regala i 3 punti ai Leoncelli dopo una prova dominata in lungo e in largo, senza però trovare lo spunto vincente, complice anche i legni della porta che sul più bello avevano fermato dapprima Barbetta e poi Pierandrei. L'Olimpia Agnonese ha provato a strappare un punto con una gara in chiave difensiva, ma alla fine ha dovuto cedere all'impeto dei Leoncelli. Mister Ciampelli conferma il classico 4-2-3-1 con Riccardo Pierandrei che torna al centro dell'attacco da titolare. Su sponda molisana, invece, mister Antonio Foglia Manzillo disegna un 3-5-2 provando a giocare in contropiede. Pronti via, e dopo 6 minuti la Jesina ha subito la palla per andare in vantaggio con un brillante Barbetta che parte da sinistra, si accentra e cerca l'Eurogol, ma trova soltanto la traversa e gli applausi del pubblico. Bella la giocata dell'esterno classe 2000, scuola Ascoli. La Jesina prova a fare la partita, ma i ritmi non sono alti e trovare spazi nel muro granata non è cosa semplice. Ci prova dunque al 26esimo Marco Villanova con una giocata personale a cercare il vantaggio, tiro al volo dai 30 metri e palla di poco a lato. Ancora Jesina al 41esimo, punizione dalla tre quarti a cercare Marini, il difensore rimette al centro di testa, Barbetta prova ancora la conclusione senza fortuna. L'Olimpia Agnonese rimane sorniona e il primo tempo finisce qui. Il canovaccio della partita non cambia nella ripresa, ma la Jesina aumenta i ritmi e chiude l'Olimpia Agnonese nella propria tre quarti. Al decimo è Riccardo Pierandrei a sfiorare il gol. L'attaccante jesino si fionda su una palla che sembrava appannaggio del difensore, si gira e si inventa una parabola deliziosa. Il legno gli dice di no. Sfortunato Pierandrei. Al 24esimo ci prova Nonni di testa, ma respinge Kuzmanovic. Si fa arrembante la Jesina. 2 minuti dopo, al 26esimo, Cameruccio trova il filtrante giusto per Villanova che prova la botta, sfera di poco a lato. Cerca il vantaggio la Jesina con tutte le proprie forze. Episodio dubbio al 29esimo, contatto in area che vede a terra Cameruccio. Per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Quando la partita sembra stregata per la Jesina, è Cruz Pereira, subentrato da pochi minuti, a decidere il match. Punizione dalla tre quarti di bordo e inzuccata vincente dell'attaccante italo-brasiliano che festeggia insieme ai compagni. Imperioso il suo stacco, nulla da fare per Kuzmanovic. La partita finisce qui e la Jesina si gode la festa. Vittoria meritata dunque per i ragazzi di Mister Ciampelli che inanellano un'altra perla in un girone di ritorno da record. Sono 4 le vittorie consecutive per la Jesina, 26 i punti incamerati finora ed appena 5 i gol subiti. Una macchina da gioco, insomma, pressoché perfetta. Dall'Olimpia Agnonese, invece, impegnato nella lotta per la salvezza, era lecito attendersi qualcosa di più. Ma è anche vero che contro questa Jesina resta davvero difficile per tutti portare a casa un risultato positivo. Ribadisco il finale da Jesi, Jesina batte Olimpia Agnonese 1-0, gol decisivo di Cruz Pereira. Il risultato perfetto, 0-0, in realtà una partita non proprio da tramandare ai posteri, anzi brutta e noiosa. Da una parte la rinuncia a giocare del Monte Giorgio, dall'altra l'incapacità del Pineto di trovare le giuste contrarie. In mezzo 2 rigori, male Tomassini, benissimo invece Sciba che a 15 dal termine compie la prodezza su Marchionni. 4-2-3-1, Camplone oggi impalpabile sulla tre quarti, Esposito e Tomassini esterni, cross riferimento centrale per contro il 4-3-3 molto più virtuale che reale, disegnato da Paci con Calamita, un terzino schierato esterno alto nel tridente completato dall'ex Mariani e da Marchionni. La cronaca è scarna al settimo da Tomassini a Marianeschi che conclude centralmente. Al 28esimo lo stesso centrocampista riceve da Esposito, sterzata su Ghiani ma tiro troppo strozzato, sfera a lato. Amaulo ridisegna la squadra, 4-3-1 2,
2 Esposito, trequartista a ridosso del tandem Tomassini-Cruz. Ripresa più vivace in area ospite, presunto contatto Mazzei-Ghiani, rigore assai generoso accordato al Pineto, una opportunità colossale, Tomassini calcia male, Menegatti respinge. Subito dopo, dal limite, ottima chance sempre per Tomassini che spedisce alto. Marini per Pietrantonio, Fratangelo rileva, uno spento Camplone, 4-3-3, Cruz terminale. L'ex Teramo dà più vivacità a Terrenzio al 26esimo, respinge provvidenzialmente la sua conclusione. 2 minuti più tardi, ancora in evidenza Fratangelo con questo spunto, destro però sull'esterno, versante opposto, tiro velenoso di Marchionni, attento Sciva, sul corner battuto dall'ex Mariani Terrenzio, il migliore tra gli ospiti, gira di testa, la palla attraversa con più di un brivido l'area piccola. Minuto 33, Marini in ritardo su Albanesi, rigore ineccepibile. Sul dischetto Marchionni, strepitoso Sciva che riverdisce così la fama di para rigori come già accaduto più volte nel Giulianova. Sospiro di sollievo ma anche un sussulto al match, 36esimo occasione per Cruz, diagonale di un niente al lato, finisce dunque 0-0, il Pineto rallenta sì ma paradossalmente guadagna un punto su Francavilla e Notaresco. Il dato però è chiaro, 25 punti in casa dove il Pineto fa oggettivamente più fatica, ben 28 in trasferta. Thank you.